L'aquila è il testimone di Wakantanka. È la creatura che può raggiungerlo. E gli dice quello che facciamo. E gli porta anche le nostre preghiere, i nostri, quello che noi vogliamo e speriamo che raggiunga. Wakantanka è l'infinito. E tutta la nostra vita è una tensione verso l'infinito. Noi sappiamo che, pur non riuscendo a concepirlo, però riusciamo a chiamarlo infinito. L'universo, riusciamo a chiamarlo universo. Una leggerezza sconvolgente quelle ossa qua, sono di una meraviglia.